Benvenuti a TG2 Motori. Per uscire dalla crisi bisognerà essere pronti quando finirà con modelli sempre più all'avanguardia. Questa è una delle tendenze emerse all'ultimo Salone di Parigi e dunque stanno per arrivare sulle strade vetture di medie dimensioni costruite tenendo ben presente che i consumi devono essere sempre più bassi. E anche questo è il motivo per cui è cambiata drasticamente la Mercedes classe A e sul suo pianale nasceranno anche altri 5 nuovi modelli. Vediamo. Il drastico cambiamento della classe A di Mercedes è evidente. Nata 15 anni fa, è stata la prima vettura della casa tedesca a trazione anteriore. Piaceva particolarmente alle donne. Oggi nasce da un concetto completamente diverso, rivolto ad un pubblico ampio e giovane, e diventa una compatta sportiva a due volumi che rivoluziona un po' il mercato delle vetture medie, con un costo competitivo per il segmento C Premium, 22.900 euro di partenza e dotazioni di serie importanti. Ma iniziamo dall'aspetto sportivo, assetto basso, linee dinamiche, venature che scolpiscono le fiancate, frontale muscoloso con la griglia dell'aria a nido d'ape, fari a LED che incorniciano il frontale, la linea di cintura alta, tetto piatto e un piccolo spoiler con integrate antenna e luce. Anche gli interni sono sportivi, con sedili che sono tutt'uno coi poggiatesta, rifiniture color argento e strumenti che combinano estetica e funzionalità, come le bocchette d'aria che si ispirano al mondo dell'aviazione. Due elementi circolari spiccano il quadro strumenti, tachimetro e contagiri, mentre il volante a tre razze ha 12 pulsanti per comandare senza staccare le mani le funzioni dell'auto. È una vettura che sorprende soprattutto per la quantità di dotazioni di cui è equipaggiata. Tra queste una delle più utili è il Brake Assist, un sistema che si accorge se il conducente è distratto e riesce a frenare automaticamente sotto i 30 km orari. Magie della tecnologia sempre più presente sulle vetture anche di medie dimensioni. Questa misura 4,29 m e 1,78 m di larghezza. C'è posto per 5 persone ed ha un volume del bagagliaio che raggiunge 1.157 litri. Alla guida si sente decisamente l'impronta sportiva, precisa in curva e scattante, piacevole nella versione col cambio a 7 marce automatico e le levette al volante, ma c'è anche quello manuale a 6 marce. I motori sono all'insegna del downsizing, sono il 1500 da 110 cavalli e il 1800 diesel da 109 cavalli, emissioni di CO2 di 90 grammi chilometro e il 2002 da 170 cavalli, mentre il 2 litri benzina viene proposto con 156 o 211 cavalli.